La prima tappa operativa del progetto regionale Giovani Sì, che si articola in azioni mirate ad aumentare l'autonomia e la dignità della condizione giovanile e a migliorare la competenza, inizia dagli stage. Dalla retribuzione degli stage per i giovani dai 18 ai 30 anni in particolare. L'accordo prevede che se l'azienda, sia essa pubblica o privata, ci mette almeno 200 euro, la regione ne aggiunge altri 200, così che il giovane possa avere per il periodo di formazione del tirocinio, in genere 6 mesi, una rendita mensile di almeno 400 euro. L'investimento complessivo della regione sul progetto Stage è di 10 milioni all'anno per 3 anni. Se avanzano, li useremo l'anno successivo, se non bastano, ne aggiungeremo altri, ha detto il presidente della regione Enrico Rossi. La durata dei tirocini va da un minimo di un mese a un massimo di 6. Un anno per i profili professionali più qualificati e fino a 2 anni per i disabili. Se poi alla fine del periodo di tirocinio il giovane verrà assunto, la regione ci metterà altri 8.000 euro di incentivo, 10.000 se si tratta di un giovane disabile. Inoltre, l'intenzione della Giunta è quella di trasformare il progetto Stage in legge. Solo puntando sui giovani la regione, ma tutto il paese, può riscattarsi, può riprendere a correre, può ritrovare dinamismo, idee nuove, innovazione. Io credo che la nostra staticità, le nostre difficoltà dipendono dal fatto che c'è un'intera generazione che rischia di essere lasciata fuori dallo sviluppo, dalle sedi sociali, politiche, istituzionali, dall'economia stessa. Noi abbiamo preparato un progetto giovani, questo è un primo pezzo, poi seguiranno tutti gli altri. È la prima regione che fa un'iniziativa a favore dei tirocini e di questo tipo. Io mi auguro che ci sia successo di questa iniziativa, abbiamo fatto intese con le rappresentanze del mondo dell'impresa che si sono dichiarate favorevoli, abbiamo fatto intese con gli ordini professionali che anch'essi si sono dichiarati favorevoli e poi se ci sarà l'assunzione scatterà un bonus fino a 8.000 euro e 10.000 per le categorie disagiate, quindi diciamo il primo anno si paga e più sostanzialmente le tasse. E per dare il buon esempio anch'io mi prenderò accanto un tirocinante per 6 mesi e poi continueremo. Credo che se anche altre persone che svolgono ruoli di responsabilità facessero altrettanto si potrebbe dare ai giovani l'opportunità di conoscere il lavoro, di conoscere gli aspetti che interessano loro per la loro formazione per poi potersi inserire nella società. La modulistica per usufruire di questa opportunità e tutte le informazioni sono raccolte sul nuovo portale della regione www.giovanisi.it. Il numero verde per avere informazioni è l'800 098 719. Verranno raccolte le domande agli uffici per l'impiego per gli stage che inizieranno a settembre. La ratio del progetto è quella di riportare lo stage, spesso ai limiti dello sfruttamento, alla sua funzione originaria di strumento di formazione. Ma diciamo che noi vogliamo dare dignità ai tirocini. Sono 15.000, ci risulta, i giovani che in Toscana tutti gli anni effettuano un tirocinio. E se è davvero un'esperienza di lavoro e di formazione, io credo che sia senz'altro positiva per avvicinare i giovani al lavoro, per farli entrare in contatto con le imprese, con gli studi professionali, anche con la pubblica amministrazione. E credo che sia giusto riconoscere, come avviene nei paesi civili, in Francia, in Germania, i 400 euro come contributo per le spese.